Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, è uscito il primissimo trailer di Blue Beetle, l'altro film della DC previsto per quest'anno insieme ai rimanenti The Flash e Aquaman 2. Ammetto che sono un po' incuriosito, ma non particolarmente hypato, anche perché il personaggio di base non è che mi faccia impazzire. Anche nei fumetti ho letto pochissimo su di lui e quel poco che ho letto era perché era in compagnia di Booster Gold, personaggio che già apprezzo molto molto di più, e infatti sono in super hype per la serie TV annunciata da Gunn quando ha presentato il suo universo DC, ma sono incuriosito per vedere come hanno deciso di trattare alla fine questa pellicola, se lasciarla staccata dal restante dell'universo DC o se magari lo andranno poi a collegare con una serie di Booster Gold. Ovviamente secondo me dipenderà dagli incassi che farà la pellicola al cinema, secondo me molto bassi, dato che già Shazam, che arrivava comunque da un primo film che era piaciuto abbastanza, ha incassato pochissimo. Blue Beetle ha della sua anche il fatto che è un eroe semi sconosciuto praticamente a chiunque. Ma adesso bando alle convenevoli, partiamo subito col trailer perché dura 2 minuti 39, sono parecchi e sono curioso di vedere cosa hanno combinato. Mi scusi, signor Reyes? Finito di grattare via la gomma dal lettino? Mi sembrava già bello tamarro. Sembra tutto fuori dalla mia portata. Tu alla fine cadi sempre in piedi. Sei Jaime. Si gira nel palazzo, terrificante. Sono molto. Proteggi la cosa. Sì, Amazing Spider-Man 2 con Gwen Stacy. Un lavoro e sei tornato con un hamburger. Non credo sia un hamburger. Non l'hai aperta. Ma che diavolo è? Eccolo, lo scarabeo blu. Perché lui ha questa armatura senziente. Che piacerli. Appunto, che adesso gli si attacca addosso. Ma cosa? Nico? Ospite acquisito. Chi ha parlato? Sembra molto Disney Channelosa, l'armatura e gli effetti speciali. Ma che succede? Però a livello di design mi piace. Si chiama Scarabeo. È una specie di arma distruttiva. È concepito per proteggere chi lo ospita. Figo questo. Vuoi altre volte no. Forse ho tagliato un autobus a metà. Lo scarabeo ha scelto te, ma appartiene a me. L'amore che provi per la tua famiglia sarà la tua rovina. Rende debole. Chi, Kraven? L'universo ti ha mandato un regalo e devi capire in che modo sfruttarlo. Ogni cosa che puoi immaginare io posso creare. Giochiamo. Cos'è sta zarrata? Ottima scelta. È roba da Batman. I costumi vecchi. Citazione a Batman e i costumi vecchi dei primi Blue Beetle a livello fumettistico. Dunque ragazzi, allora, il trailer non mi è dispiaciuto, ci sono anche un paio di scene divertenti, l'ho trovato terrificante dal punto di vista della CGI, il design suo di Blue Beetle non mi dispiace, ma è troppo finto in alcuni momenti e mi dà veramente quei feel da film sui supereroi degli anni 90 o quei film che davano la domenica pomeriggio su Italia 1 su Disney Channel. Ok che il pubblico credo sia palesemente un pubblico più piccolo, però veramente non lo so, non sono hypato o interessato. Speravo che questo trailer mi desse un pochino più di brio, però le aspettative sono abbastanza basse, anche perché sia questo sia Aquaman 2 vi ricordo che usciranno dopo The Flash resetterà l'universo in base a quanto hanno dichiarato per lanciarci poi nell'universo DC di Peter Safran e James Gunn, e quindi
Non lo so, sono quasi un pochino inutili i film che usciranno dopo, almeno sulla carta. Poi vediamo cosa combineranno con The Flash e come andranno a posizionare questi due. Tra l'altro, devo citare Batman alla fine. Mi è piaciuto l'easter egg con i vecchi costumi dei primi Blue Beetle dal punto di vista fumettistico. Però, boh ragazzi, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto, mi raccomando. Se andrete di corsa al cinema, anche se non credo... Temo un floppettino, ma anche perché ha floppato Shazam, come dicevamo prima, che comunque arrivava da un film precedente che era andato abbastanza bene. Credo che a questo punto, tra i restanti della DC, l'unico che potrebbe fare qualcosa dal punto di vista degli incassi sia The Flash. E infatti Warner Bros. Punterà tutto il marketing su quel film lì, e i rimasugli poi li darà a Blue Beetle e Aquaman 2. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, mi raccomando, commentino qui sotto, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!